Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesti e attuali conclusioni, credete che per questo qua giù a sedere, questa storia da giù a sedere dopo canzone. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso e così sia, glielo tempo, sono la razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. No, però mettetevi a sedere, dopo scoppia un casino. Dopo ci si alza in piedi alle ultime canzoni, no? Altrimenti scoppia un casino qua. Metti a sedere! Dopo non è finito lo spettacolo. Canto ancora un paio di canzoni. Buonasera. Tempera, smettila! Tavolazzi, la smetta! Mi tocca sgridare voi e i musicisti, ma dove siamo capitati? Oh. Mio padre in fondo aveva anche ragione, a dire che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dire che conta più di un cantare. Perso la testa, siamo stati liberi dal mio provincialismo, al qua ma sono parolacce. No, un momento, no, un momento, perché c'è modo e modo di dire le cose. Andiamo, posso dirvi sto metafora? È un cazzo in culo e un cuso da rivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti, severi, chiedo scusa vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando la voglia senza applausi o fischi, vedere no, non passa fra i miei rischi, non comprate. Qua preciso sempre, i dischi tanto non sono più i CD, comprate i miei CD, che non fanno parte della categoria dei dischi. E mi sembra... giustamente l'ho previsto alla fine del disco, dico bene Franco? Va bene adesso. Ah sì, io tutto niente, io stronzo, io piracone, io poeta, io buffone, io nato. Io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso, io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio perché tanto so imbarcare, ah, io falso, vero genio, io cretino. Io sono qui alle 4 del mattino, l'angoscia un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare? Di star da ascoltare, chiunque ha un tiramento. Muovi, il medico dice, sei depresso, e mi dentro al cesso, possiedo un mio mento. Ed io che se vi ho detto che era un gioco, so per usare o no, qualche metro, compagni, il gioco si fa peso, e comprate il mio Didier, per il giusto. Colleghi cantautori, eletta schiera, che si vende alla sera un po' di milioni, voi che siete capaci fate bene avere le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate! Tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete, un altro. Cazzo, ormai, no, momento, Bertoncelli non lo conosce più nessuno. Dico Bertoncelli e mi ma chi è Bertoncelli? Ci ci mettiamo. Battistuta no, per l'amor di Dio. No, 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 per l'amor di Dio. Berlusconi sì però, sì. Ma anche Berlusconi,
così a mettere. Oh, mettete voi chi vi pare a voi, intanto così vedete. A sparare cazzate, tanto ce n'è. Dai, a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, ma di cause e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni, bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi io avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare. Tutti resto! Che vergogna! Che vergogna! La Velenata e Cirano sono due canzoni per me profondamente diverse. La Velenata nasce in anni ben marcati, insomma, in anni. E ecco perché poi la considero superata, non la canto molto volentieri, anche adesso, insomma, la tirano un po' fuori perché la vogliono, non posso finire un concerto senza farlo, sono stato tanti anni senza farlo. La Velenata nasce attorno al 75, 74, 75, insomma, grosso modo, quando c'era una moda pericolosissima, che era quella della contestazione del canto, dei processi del cantautore. A me, sinceramente, non è mai successo questo, ma è successo a De Gregori, è successo a Venditti, è successo a tanti altri. Per cui è stata una reazione, e dicevo, ragazzi, ma insomma, lasciatemi fare le mie canzoni, le mie cose, senza pretendere da me cose che non... Per cui il cantautore doveva essere una specie di francescano laico, ma girare con la chitarra e sandali coi piedi nudi, dovunque lo chiamassero, a fare queste cose. Cirano invece è una canzone che nasce in un contesto diverso, nasce contro una società ampiamente televisionata, piena di concorsi, di stupidi concorsini a premi, di arrivisti politici, e quindi questa è un'invettiva molto più ampia. La Velenata invece si riferiva a quel momento, a quella gente, a quelle cose, eccolo.